Ciao, buongiorno. Oggi abbiamo un nuovo spacchettamento da fare perché questa è la prima collaborazione con il sito Globeland. Diamo un'occhiata veloce al sito. Allora, ho già cambiato la valuta, quindi qui in alto abbiamo il menu a tendina, quindi è in dollaro, vedete? E praticamente io ho già messo in euro. C'è la sezione novità, quindi clicchiamo qui su nuovo e praticamente ci fa vedere tutti i nuovi materiali inseriti nel sito. Li vediamo velocemente, poi comunque vi lascio il link, andate a dare un'occhiata da sole o da soli, insomma, se può interessare anche ai ragazzi. Poi abbiamo la sezione delle fustelle e anche qui troviamo tantissimi articoli. Io per fare, cioè per girare meno pagina, metto 50 articoli per pagina, per esempio, guardate così. Si apre anche qui il menu a tendina, quindi c'è la possibilità di mettere 12 articoli per pagina, 16, 20, 24, 30 o 50. Io ho selezionato 50, quindi richiudo il menu a tendina, richiudo, ok. In questo modo ho meno pagine da girare e più articoli, quindi per pagina da guardare. Quindi qui ci sono tutte le varie fustelle. Sono veramente tante, tante, tante. Quindi velocemente vi faccio vedere quello che c'è nella prima pagina e ripeto, poi magari con calma vi guardate tutto quello che vi può interessare. Adesso c'è la sezione dei clear stamp. Ci sono tantissimi tipi di clear stamp, quindi anche questa sezione è molto, molto interessante. Poi c'è questa sezione, io adesso ce l'ho in italiano, aspettate che ve lo rimetto in inglese. Hot foil plate. C'è questa sezione qui. Questa è l'ultima sezione dove troviamo gli stickers, gli stencil, dove troviamo le basi in acrilico da utilizzare con i clear stamp. Quindi anche qui troviamo tantissimi materiali. Vi faccio vedere velocemente e poi, come vi ho detto prima, magari ve li guardate tranquillamente, vi spulciate ogni pagina con calma e vedete se c'è qualcosa che vi può interessare. Comunque è un bellissimo sito con tantissimi, tantissimi articoli adatti appunto allo scrapbooking. Ecco, questi sono gli stencil. E qui abbiamo tre pagine da girare. Vediamo un po' la seconda. Ecco, sempre stencil. Bello questo qui con il mandala. Bello. Molto. Bello anche questo. Bello anche questo. Bello anche questo. No, tutti belli, veramente. Bellissimo questo qui. Questo è stupendo. Vabbè, basta, vi ho fatto vedere un pochino il sito e adesso passiamo ai materiali, quindi andiamo ad aprire il pacchettino che mi hanno inviato. Allora, andiamo a vedere cosa ho scelto per questa prima collaborazione. Allora, qui c'è sempre la packing list con il riepilogo dei materiali che ho scelto e sono 5. Allora, iniziamo dalle fustelle. Questa è la prima. Allora, questo è il codice, è un pezzo. E ho scelto questi fiorellini che adesso vi faccio vedere un pochino meglio. Ecco qua, questa è la prima fustella. Come vedete abbiamo 5 fiorellini, quindi partiamo dal più grande e poi arriviamo al più piccolino. E questa poi l'andremo a provare insieme. Sia sul cartoncino che sulla gomma crepla o gomma eva, insomma. Poi passiamo alla seconda fustella. Abbiamo sempre, allora, prima il codice, vi faccio vedere sempre prima il codice e tanto poi nell'info box vi lascio tutti i link dei materiali che ho scelto e il link del sito. Qui abbiamo sempre dei fiorellini, aspettate che io mi perdo, non riesco mai ad aprire queste bustine. Ah, ok. Qui abbiamo tutti questi fiorellini e abbiamo due misure per ogni fiorellino. Quindi questo e questo,
poi c'è questo qui che è più grande, poi c'è questo che è quello medio, poi abbiamo questo, e questo qui, e questo qui. Quindi abbiamo tutti questi fiorellini da provare. Bene, 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 anche perché è la prima volta che utilizzo le fustelle. Quindi tutto un pochino una novità per me. Ok, adesso vi faccio vedere la fustella più grande. La fustella più grande è questa qui, e qui troviamo ben due pezzi all'interno della confezione. Quindi sono identiche e questa è la fustella per creare questo tipo di scatolina. Abbiamo anche queste altre fustelline qui per andare a creare le varie decorazioni della scatolina se uno le vuole fare, se no magari può decorarle con un fiocchetto in raso oppure con della juta o della raffia, insomma, si possono decorare come più uno vuole. Quindi abbiamo anche queste altre fustelline da poter utilizzare. E ripeto, nella confezione troviamo ben due fustelle per realizzare le scatoline. Adesso passiamo agli ultimi, scusate, due pacchettini che ho scelto sul sito. Ho preso due confezioni di clear stamp. Vi faccio vedere la prima, che è questa qui, quindi questo è il codice. E questi, aspettate che tiro fuori dalla bustina perché non metta fuoco, se no. Ok, allora vediamo se così riesce. Prendiamo magari questo. Ok, allora ho preso questi soggetti, quindi questi gattini. Se riesce a vedere, magari così. Ok. Allora, abbiamo questo gattino che praticamente sta giocando con il gomitolo, poi ci sono questi due gattini seduti, questo che mette la zampina nella boccia del pesciolino rosso, questo che dorme, poi abbiamo un gomitolo, un pesciolino, anzi due pesciolini, un topolino, una ciotolina, poi qui sono delle scritte che non riesco a leggere adesso, sono leggermente accecata. E poi abbiamo un gattino con la ciambella questa qui di salvataggio, una farfallina, un tappetino e quest'altro gattino che sta allungando la zampina per prendere sicuramente questo piccolo topolino. Quindi questa è la prima confezione di Clear Stamp, sono carinissimi. Adesso vi faccio vedere l'ultima confezione, quindi sono sempre dei Clear Stamp. Vi faccio vedere il codice, che è questo qui, e lo vado ad aprire proprio perché se no non mette più a fuoco. Questo è l'altro clear stamp che ho scelto. Allora, è stupendo, a me piace tantissimo. Ho scelto questo con tutti i soggetti a tema marino. Quindi abbiamo le varie conchiglie, qui c'è del corallo, poi qui ci sono due ostriche, metti a fuoco, di cui una chiusa, una aperta con la perla all'interno. Poi ci sono tutte queste bollicine, quindi la sirenetta ve l'ho detta, poi qui sotto questo qui dovrebbe essere cetriolo di mare, dovrebbe essere una cosa del genere. Qui c'è la coda della sirenetta e qui c'è questo bellissimo ippocampo con tutti questi fiorellini e mi piace tantissimo, bello, bello, bello. Quindi mi sono innamorata di questo clear stamp e l'ho preso. Questo è quello che ho, tutto quello che ho scelto sul sito e devo dire che non vedo l'ora di andare a provare tutto perché comunque è la prima volta, almeno per me con le fustelle, è veramente la primissima volta, come è la prima volta con i clear stamp. Bene, io vi ho fatto vedere un po', vi ho fatto vedere i materiali che ho scelto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e comunque vi lascio il link a disposizione nell'info box e ripeto, vi lascio anche il link del sito Globleland. Bene, io vi do appuntamento ai due video in collaborazione con il sito. Vi auguro una buona giornata e vi mando un mega bacione. E se non siete iscritti o non siete iscritte, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per tutti i video e se vi fa piacere lasciatemi un like.